se ne sono fatto un cazzo, vivano sul palazzo. E che palazzo! Ciao, sono Mangoni, vieni a edificare con me. Questa è Area Edificabile. Buongiorno a tutti, benvenuti alla seconda puntata di Area Edificabile. Oggi parleremo del cupolone di San Pietro. La mia proposta parte da una considerazione. La Basilica di San Pietro è probabilmente la più bella chiesa del mondo, o una delle più belle, enorme, grandissima, ma anche altissima. E cosa ce ne facciamo di tutta questa altezza? Io dico, la gente entra, passa, gira, va a vedere la Pietà di Michelangelo, va a vedere l'altare del Bernini, ma sta sul pavimento, non è che vola. Quindi perché non sfruttare tutta questa volumetria che già c'è, è lì, ed utilizzarla per fare che cosa? Per fare una cosa che non c'è nella Città del Vaticano. La Città del Vaticano è priva di un albergo di lusso, ma anche di un alberghetto, è priva di un albergo. E allora perché non creare all'interno del cupolone un albergo esclusivissimo? Ho fatto uno schizzo che volevo poi proporre o al Papa o al Collegio dei Cardinali, insomma a qualcuno. Andremmo a sfruttare tutte le aperture che già esistono sulla cupola per dare luce ed aria ad una serie di camere di albergo che andremo a realizzare a strati proprio nel cupolone. Vedete qui che noi andiamo a realizzare tutta una serie di solette sulle quali poggerebbero le camere che prenderebbero luce ed aria da queste aperture già esistenti. Pensate questo albergo quando c'è l'udienza papale. La persona non deve andare in piazza magari sotto l'acqua in mezzo alla gente, no, apre la finestra e dall'alto riceve la benedizione urbi et orbi del Papa. In poche parole, sarebbe un albergo che da qui all'eternità sarebbe sempre pieno, dando prestigio e soldi alla Città del Vaticano e utilizzando una struttura che oggettivamente in questo momento è sottoutilizzata. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata che parlerà di Venezia e in particolar modo dei suoi canali. Ciao!